Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi a Severci abbiamo un super ospite, ovvero... Non parla. Bella a tutti ragazzi. Eccolo. Allora raga, lui, vabbè, il famosissimo Federico Taglio, quello del video dell'altra volta, che qua si chiama Clash of Fede. Il video dell'altra volta intendo quello del box opening su Brawl Stars. E... oggi ritorna anche su Clash Royale, così come se nulla fosse, con un contenuto molto particolare, perché non so se avete notato qualcosa di un po' strano. Comunque, nel caso, lo dico io, 4806 coppe, livello 1, così, magia, non si sa come, non si sa quando, non si sa perché. Perché non lo sapesse, anche io ho un profilo livello 1, però io l'ultima volta ero rimasto tipo a 2004, 2005, poi lo riprenderò pure io. Essendo lui così alto, a quanto pare dovresti anche essere, da quel che hai visto su YouTube, il migliore in Italia, no? Teoricamente. Sì, ho visto che su YouTube davvero poche persone portano video su account di livello 1. Beh, già su Clash Royale ora come ora si trova poca gente, figuriamoci livello 1. Esatto. Comunque, esatto. Raga, in effetti quasi 5000 coppe a livello 1. Comunque, raga, questo qua è il suo deck. Ovviamente non ha mai potenziato nulla, per forza, altrimenti salirebbe di livello. Non andremo a far partite perché non voglio assumermi questa incredibile responsabilità. Forse la farà lui dopo. Quindi guarderemo assieme qualche replay. Soprattutto che replay possiamo vedere. Ma qua è buggato. Perfetto. Comunque qua l'hai letteralmente distrutto. Ma che ha quittato e l'hai... No, non ha quittato. Comunque lo stai disintegrando. Cioè si è fatto distruggere così. Proprio devastato. GG. Beh, magari con questo 3-1 abbiamo qualcosa di un po' più interessante. Vediamo che succede. Allora stavolta è anche livello 10. Perché intanto per quando un bel like se vorreste vedere, dato che pure io ho un profilo livello 1, delle live su quel profilo. E inoltre passate anche dal suo Instagram. Allora per ora, beh, direi che ti sei difeso bene. Dovevi per forza fare questo, infatti è andato tutto bene. Qua cos'è che hai fatto? Ti ricordi se hai sempre fatto la stessa strategia o se te la sei giocato in un altro modo? No, sempre uguale. Vabbè sì, che poi in linea generale diciamo che non è che puoi far tanto altro. Sì, sì, conta tutto molto sulla difesa, diciamo. Difendersi e cercare di far avanzare. Sì, tu quindi tendi a mettere il gran cavaliere davanti e poi dopo caricarlo dietro il più possibile. In linea generale fai sempre, vabbè, come è normale che sia, perché non ne puoi fare altrimenti. Comunque anche qua lo sta devastando. Lui mette il gran cavaliere, vabbè. Forse poi la torre gliela fai. Poi la cosa bella è che quando arrivi ad un certo livello tutti si stupiscono di un colpo a livello 1, magari è... Vabbè sì, mi ricordo ai tempi. Adesso comunque... Io ai tempi, vabbè, essendo che ero arrivato a 2004, già lì era molto difficile perché non c'era il fatto che si perdevano così poche coppe come ora, no? E anche sì, lì ma... mi ricordo che... Però adesso penso che 2004 il livello 1 dovrebbe essere una cacata incredibile se iniziassi adesso. Ma io ti dico, ho riniziato a giocarci sul profilo livello 1 da una settimana. Mi ero bloccato a 3600 quando c'era ancora il vecchio bilanciamento, diciamo che... Mm-hmm. Se vincevi ti dava 30 coppe, se perdevi ne prendevi 30, quindi era molto più difficile. Ah, ok. E mi ero bloccato a 3600 sotto il profilo. Poi in una settimana ho fatto 1000 coppe, ho fatto partita su partita, ne ho perse veramente poche. E come su Brawl Star, che adesso hanno cambiato le coppe, sì, anche su Clash Royale adesso è molto più semplice. Sì, scalare. Sì, ahoia. Cioè l'ho notato e pure quindi, io, che avevo quindi... il record a 4003. E adesso sono a 4007, fatto con una nonchalance incredibile, quindi sì, sì. Lo so. Ha dato la possibilità a questo bilanciamento di, soprattutto per noi livelli 1, di proseguire. Ah sì, quello sì, ohia. Quello sì. Comunque, dai, direi che dopo questa andiamo a vedere la partita che l'ha portato a 4008. Poi non so se vuole anche lui provare a fare una partita in live, volendo. Diciamo che potrebbe... Ci proviamo, dai. Importante provarci. Comunque qua immagino che ormai lui era andato diretto sull'altra torre, cioè t'ha lasciato proprio da solo a destra. Infatti l'hai devastato. Vabbè, giocate un po' strane da parte dell'avversario, ma ci sta. A livello 1, raga, è chiaro che ti servono anche persone che giocano così, ovviamente, perché se uno è molto bravo è chiaro che già fai più fatica. Se uno fa giocate a caso, perché magari uno sottovaluta il livello 1, diciamo, torre a 1400, che vuoi che sia. Però in realtà mai sottovalutare l'avversario. Allora, questa qua appunto è la partita che l'ha portato alle 4800. Quindi... È stata complicata sta partita perché Arco X e Tesla non mi permettevano di attaccare.
Ah, infatti. Infatti la partita si è proprio conclusa al cardiopalma, diciamo, perché bastava un secondo e me la faceva lui la torre. Quindi proprio... Beh, meglio, dai, almeno si vede una partita un po' più interessante. Cioè qua proprio te l'ha messa subito entrambe, Tesla, Arquix, diretto, sì, diciamo andiamo che, subito diciamo, e via. Diciamo che l'errore che può aver fatto l'avversario è che, oltre che piazzarle adesso, anche la volta dopo, l'Arquix lo piazza sempre in difesa. Ah, sì? E soprattutto, no, poi lo piazza anche in attacco. Ok. Però per tipo due volte l'ha piazzato, appunto, a difesa della torre poi di sinistra, che io attaccavo continuamente la destra, quindi anche... Vabbè, l'ha fatta apposta per, vabbè, difendersi dalla lunga. Vabbè, particolare come strategia, ma... Cioè, anzi, in realtà non aveva proprio senso, però... C'è anche... Praticamente io per tutta la partita non riesco a toccare di torre e lui ad un certo punto mi riuscirà a dittare con l'arco X e rimarrò con poca vita e poi alla fine succede... Ci sarà il colpo di scena finale, mettiamolo così. Sì, comunque qua fosse stato io avrei già bestemmiato come un cane perché con tutti questi edifici non ti dà effettivamente modo di attaccare. Però se alla fine l'ha vinta, vuol dire che qualcosa è successo, come vedremo tra poco. Quindi ora tu cosa fai? Vedi di nuovo con la scintilla. Però ho notato che non hai a portata di mano il Gran Cavaliere. No. Per cui... Vedi, come ti avevo detto, ha piazzato di nuovo l'arco X in difesa. E niente, quindi non mi permette di attaccare. Io in questo momento ho detto non la sopporto neanche la scintilla. Cioè, secondo me, a notare da quello che potrebbe fare, basandomi anche sul suo deck, secondo me lui se l'ha giocata totalmente sulla difesa. Ha provato principalmente a buttarti la torre con Fireball e compagnia bella, può essere? Non so, è un'idea. Sì. Perché già ho notato che ti ha buttato la... Beh, non l'ha buttata comunque apposta per la torre, perché ti ha tolto la principessa col tronco, ti ha tolto la... Cos'era la scintilla, forse neanche mi ricordo più. Ecco, però... ecco adesso con questa giocata qua, che io ho giocato la scintilla e a destra di l'arco X a sinistra per la prima volta in attacco, mi va in hit pesante. A 15 secondi dalla fine qua ho detto è persa, 286 di vita. Invece voglio vedere come hai fatto a ribaltare la... Anche perché qua le poteva andare di Fireball e tronco... E forse esatto. Vincere così direttamente. E invece non l'ha fatto. E come vedi la Fireball adesso, se non mi sbaglio, la piazza non sulla torre. È stato il suo errore. Ah, qua cosa che fate? Butta... No, non è vero. Vabbè, vediamo. Ormai dovremmo esserci. Sono proprio curioso di vedere come... Cosa hai fatto per... Ah, il drago infernale. Vuoi dirmi che la fa... A parte che qua stai massacrando entrambe le torri facendo così. Però per poco, Per poco, sì. È anche rischiato. Sì, aveva tirato la Fireball e il drago infernale ce l'ha fatta più. Ma comunque bella partita questa, non era per niente facile. Regà, ovviamente, e che fai, non la metti una partita in live alla fine? È certo che la metti. Allora, chiaramente non sto giocando io, sto giocando lui. Io lo sto spettando. E sto qua già parte di spawn. Che oddio, in realtà... Se me la gioco bene con la scintilla non è un po'. Esatto, per proprio. Quello dicevo. In realtà. Se va su di Elisir, però poi quando expone è un problema. Beh, buono qua. Buono. Però qua gli butti buono. Anche lo spawn, probabilmente. Non è male come partenza, zii. Sei un botto su di Elisir rispetto a lui. Hai il doppio. Lui ha 5, tu sei a 10. Quindi, vedi un po' te. E loro? Come li butti giù con sto deck? Ah beh sì, ovviamente quei scheletrini. Che poi oddio, in realtà... Di solito piazzo il Gran Cavaliere al centro mappa, così entrambi si riescono. Sì, in realtà è vero. In questo caso l'avevo giocato in fondo, quindi però me la sono cavata. La madonna, ma sto qua è un deck pesantissimo, per ora ho usato solo carta dal costo. 7, 6, 7, 7. C'avrà un deck troll. Ah, non lo so, Cioè, non capisco cosa gli serve un deck così pesante. No, perché più che altro la... la madò ancora! Sì, ma questo qua in endgame... Cioè, roba talmente pesante che, oddio. Però non stiamo andando giù, quindi... Io sono preoccupato per l'endgame, non per altro. Ancora deve mostrare tre carte, non so che... Che roba sia, però. Lui se ne ride, poi se vinco... certo. Comunque, deck particolare il suo, ma non riesco a capire. Ed è meglio non capire. Adesso, zio,
Aiuto, non voglio immaginare che robe ti piazzerà. Vediamo. Ok, la capanna dovresti buttarla giù. Oh, guarda anche i scheletrini, zitti zitti. Zitti zitti. Purtroppo a livello 1 non fanno danno. Però vedi, tanti messi assieme, torre fatta. Attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Se te la giochi bene, potresti vincerla tranquillamente. È solo che il problema è che... Adesso gliel'avrò buffato tantissimo. Adesso però ti carica tanta di quella roba pesante che... Oddio. Ma ti dico, 30 secondi il gol non ce l'ha neanche. Può essere. È la madre... Cioè, zii! 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9. What the fuck? Però questa è stata una gran bella giocata. No, vabbè, non può far nulla, dai. Lo stai devastando. Ma che deck aveva? Sì, si è vinta, vinta. La tornado per spostare i tre moschettieri. Sì, sì, hai fatto un'ottima giocata. Cioè, non gli ha toccato torre. Questa è una signor partita. Questa è davvero una gran bella partita. Nulla da dire. Raga, io comunque direi che per questo video possa essere tutto. Mi raccomando, un bel like. Fatemi sapere nei commenti se vorreste il ritorno della mia scalata sul profilo livello 1. Passate anche dall'Instagram di Federico Daio, che vi lascio in descrizione, mi raccomando. Raga, noi vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. Bella. Bella.